raffica di sospensioni a ribasso in Piazza Affari. Stiamo attraversando una turbolenza economica che è evidente ogni giorno, dichiarato Blanco, intervistato da Telesinco. E oggi, a proposito della manovra, nelle piazze italiane hanno sfilato con la CGIL migliaia di persone, circa 100 le città interessate, per protestare contro una manovra considerata iniqua e per chiedere, come ha fatto il segretario generale Susanna Camusso, un passo indietro per evitare il baratro. Hanno scioperato anche i sindacati di base contro una manovra che esprime odio di classe verso i lavoratori. Quando si è sull'orlo dell'abisso bisogna fare un passo indietro, lo ha detto il segretario generale della CGIL Susanna Camusso e nel corteo a Roma per lo sciopero generale. Il Paese è in una situazione molto difficile, per questo abbiamo proposto una contromanovra che ha esattamente gli stessi saldi, perché pensiamo che bisogna intervenire rapidamente, ma se si fa il passo sbagliato si entra nell'abisso invece che fare un passo indietro, aggiunge la Camusso. Adesioni altissime anche nei trasporti allo sciopero della CGIL con dati locali intorno al 70%. A Roma, Torino e Napoli chiuse le metropolitane, rimasti nei depositi il 70% degli autobus. A Milano lo sciopero comincerà alle 18. Per quanto riguarda le ferrovie sarebbero fermi il 50% dei treni, prevalentemente regionali, mentre negli aeroporti sarebbero stati cancellati oltre 200 voli.